c'è un parente che... Ma volevo solo dire questo, che sono nipote e figlio della sorella dell'architetto Lovisato, sono commosso, come penso anche mia cugina, ringrazio a tutti. Io solo dire questo, i Lovisato sono stati tre grandi professionisti, e l'architetto è stato ricordato finalmente con questa mostra, che è giusta. Io vorrei che nel futuro si ricordasse anche degli altri due, del professor Luciano Lovisato, medico, che è stato un insegno clinico primario della seconda medica, che curava i poveri anche a gratis, e dell'avvocato Armando, l'altro fratello, amico fraterno di Bruno Pinkel e di Gabriele Foschiatti, uno dei più grandi antifascisti, e poi primo assessore della giunta, prima giunta democratica di Trieste, quella di Michele Ugnani, che ha ricoperto altre prestigiose cariche. Sono due figure, anche queste, da ricordare, questi tre professionisti che ho voluto ricordare per egoismo familiare, ma per completare questa famiglia che veramente penso che in tutta modestia, perché sono personaggi di un'enorme modestia, hanno dato però tanto a Trieste. Grazie. Grazie. Penso però che sia opportuno che l'ultima parola prima dell'inaugurazione, diciamo, sia della figlia, anche perché, come ha ricordato molto opportunamente e puntualmente l'architetto Acerboni, figure come quelle di suo padre sono veramente in via di estinzione, cioè chi non solo questo cursus studiorum così è difficile, perché una volta si lavorava e poi gli apprendistati e poi il diploma dell'istituto industriale e poi il diploma del liceo artistico e poi la laurea, e una volta non era così semplice fare queste cose, lavorare, quindi voglio dire, era anche un impiego di risorsa, tempo oltre che intellettiva notevole, e poi voglio dire, un'attività polimorfa, no? L'attività di insegnante, l'attività di architetto, l'attività di designer, come oggi si direbbe. Il musicista anche l'ho visato, che forse è perché suonava anche. Quindi voglio dire, sono figure che oggi sono veramente un po' inconsuete, no? Vittime come siamo di questo incasellamento, di questa iperspecializzazione del sapere. Quindi è anche giusto, come dire, ricordare questi aspetti, diciamo, peculiari, saliti di una personalità del tempo che fu rispetto a quelle un po' impoverite nelle quali oggi ci imbattiamo, a cominciare da noi stessi, ma lavoratamente. Prego, signora Lovisato. Io poco vi dirò, perché mi emoziono e quindi non vi dirò niente, anche perché è stato già detto tutto. Io so che mio papà era solo il mio papà, proprio veramente una di quelle persone che non so se gli altri papà sono uguali, ce ne saranno tanti, ma come il mio proprio non ce n'era nessun altro. Bene, credo che l'architetto Acerboni, come di pragmatica in queste circostanze, sia una, come dire, possa iniziare una visita guidata un po' più, un approccio un po' più consapevole, no, ai dipinti del maestro Lovisato. Quindi io direi che lasciamo alle sapienti parole della Rita Cerboni il nostro pubblico, ringraziandolo per la presenza e vogliamo anche l'occasione degli auguri di stagione. Speriamo di vederci anche dopo da Bradasca, di rivederci domani mattina alla mostra di Giorgio Teic, e poi avremo ulteriori occasioni di scambiarci insieme con Pasquale. Grazie e buon proseguimento.